Un minuto con Padre Pio dai luoghi di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis Monumentale del Messina, per leggervi uno stralcio di un componimento scolastico. Pochi sanno che l'epistolario di Padre Pio si compone di quattro volumi, più un quinto volume che riguarda i lavori scolastici di Padre Pio. I lavori scolastici sono una serie di quaderni che partono dalla sua dalla scuola. Infatti oggi leggeremo un tema del piccolo Francesco Forgione che risale, pensate un po', al 1902. Francesco aveva 15 anni e poi raccoglie anche tanti altri temi, appunti dello stesso Padre Pio, che risalgono anche al suo iter formativo con i suoi compagni di studio in convento. E vogliamo leggervi un tema, il tema numero 6. Il suo maestro gli chiese di scrivere qualcosa sui sogni e quello che erano quei giovani di allora, erano dei pastori, Francesco era un piccolo pastorello. Allora, curioso sogno di un pastorello, e lui descrive. Fernando era un povero pastorello che agitava in mente di farsi frate. Ma i genitori erano poveri, non potevano corrispondere alla sua intenzione. Una notte, mentre dormiva saporitamente, sognò di essere in un monastero vestito già da frate. Pareva gli fosse quello il primo giorno che passasse colà e che dopo il refettorio, ovvero dove si va a mangiare, il luogo dove si consuma il pranzo, scendesse in giardino con gli altri novizi accompagnati dal padre maestro. Allora, col permesso di questo superiore, essi si posero chi a giocare alle palle, chi ad innaffiare i fiori, chi a zappare l'orticello. Insomma, tutti facevano qualche cosa e non si vedeva nessuno che stesse con le mani in mano. Dopo circa 2 ore di tale occupazione suonò il vespro e convenne così al pastore fraticello di andare in chiesa, dove al suono dell'organo e al canto dei divini salmi gli scendeva un'immensa gioia nel cuore. Oh, com'era felice, racconta Francesco, ovvero Fernando. Finalmente era stato esaudito il suo desiderio. Ma era un sogno il suo, e purtroppo se ne avvide quando si destò, perché egli era nel suo lettino, nel suo lettucciuolo, come le notti precedenti, mentre il cuore gli gongolava tuttora dalla gioia. Oh, la brutta delusione che fu la sua! Al poverino era ancora gioco forza attendere al suo gregge, bearsi al canto di vari uccelletti, ma non poteva allettare il suo orecchio al mistico suono dell'organo, al canto soave dei salmi divini.